Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 923esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, devo fare subito la pausa perché ho qualche problemino di gioco. Allora, facciamo venire magari le 6. E voglio controllare che io abbia ancora il mio lavoro, sì. Ora ho fatto abbastanza pausa, sì. Allora ragazzi, non mi sono parcheggiato nel modo migliore. È successo un po' di casino perché sono partito da Capo. Io ho preso un lavoro qui da Longyearbyen. Ciao. Da Hammerfest. Per andare a Longyearbyen. Il problema sta nel fatto che l'ho preso, però sono arrivato qua e mi sono accorto che stavo registrando col microfono spento. Quindi allora, ho fatto questo tragitto qua oggi. Siamo partiti da qua e siamo arrivati qua praticamente. Poi mi sono accorto che il microfono era spento e quindi mi sono fermato qui. E adesso sto ricominciando a registrare dopo anni di vita. Quindi abbiate pazienza. Stiamo andando a caricare per Longyearbyen, che era l'unico lavoro, e qui era l'unico posto che mi dava questo lavoro. Era l'unico lavoro che mi portava più a nord di quanto ne eravamo adesso, quindi ci portava alle isole Svalbard. Tra l'altro ho notato che qua, se si prosegue a sinistra per un bel pezzo, c'è diciamo la strada che continua, cioè si può proseguire tranquillamente per un bel po' di tempo, posto. Poi ci arriva una rotonda che ti fa tornare indietro, cioè che è finita la mappa, diciamo. Quindi io sono sicuro al 100% che li continueranno a portare avanti il progetto del nord, e io sono molto contento, ma troppo contento. Allora ragazzi, missione impossibile oggi, perché come vedete dobbiamo fare questa strada qui. E per chi si ricorda, ci siamo venuti tipo o ieri o l'altro ieri, solo con la montagna, solo col trattore. E già era difficile. Vedete, tocca sotto, non possiamo. Come facciamo? Beh, forse ce la facciamo anche senza bloccare il differenziale. Io non ci speravo, sinceramente, cioè pensavo di non farcela. Caric non ce la facciamo. Vuoti ce l'abbiamo fatta, stranamente. E quindi ci tocca rifarci tutta questa strada. Mi piacerebbe tagliarvela, però manca poco a mezzogiorno. Manca un minuto a mezzogiorno. Non c'è di webcam, ragazzi, perché anche oggi è tutto nuvolo, brutto. Piove. Maltempo in tutta, non so se in tutta Italia, comunque il maltempo si fa sentire. E manca pochissimo a mezzogiorno e questo video dovrà uscire alle 3, quindi ho poco per registrarlo, perché tra poco vado a mangiare. Vabbè, che potrei continuarlo dopo, ma poi ho poco per renderizzarlo e poco per caricarlo, perché ho 2 ore 3 di buono. 2 ore e mezza. 2 ore e mezza di buono. Conoscendo la mia connessione, lo farò domani, cioè riuscirò a caricarlo entro domani, quindi spero di riuscirci entro le 3. E niente, dicevo, mi piacerebbe tagliarvela, ma perdo tipo 5-10 minuti di video, non mi va. Devo fare il video, non dico mettendo cose a caso per farlo venire lungo, però già ho perso un sacco di tempo prima, cioè prima, quando avrei dovuto registrarlo. Poi adesso mi sono ridotto a quest'ora per registrare, poche ore prima che il video debba uscire. E quindi niente, io direi che spegniamo le luci, perché abbiamo tutte le luci alogene sono semi rimorchi, quindi quelle di lato, con sti buchi rischiamo solo che di bruciarle. Una bella acceleratina, è che non ci sta male. Tra l'altro abbiamo carrelli alzati per caricare più il peso su carrello del camion alzato, per caricare il peso sull'asse motrice. Ovviamente lo farei, lo farei anche se non dovessimo fare questa strada, per avere meno consumo e consumare di meno le gomme. Però ragione di più.
se si preme un po' di più l'acceleratore, le ruote le senti che fanno e bardano proprio a rimbalzare. E questo è l'unico posto, infatti ho detto non ci spero, io ero convinto di arrivare lì la prima curva dove ci siamo un po' impantanati per un attimo e teletrasportarmi, però per fortuna siamo riusciti senza grossi problemi. Io ero 99% convinto di non farcela. Però a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Siamo stati molto fortunati. Qui era da venirci. Questo non è nel camion del semirimorchio adatto per venire in queste strade. Cioè, come vedete, beh, sono track, io ho anche lo chassis ribassato, quindi in realtà lo potrei alzare se abbiamo le soffioni davanti. Però lo potremo un po' alzare dietro e davanti. Se ho soffioni io ce l'avrei messi su questo camion. Potremmo alzarlo un pochettino, quindi ci sta, potremmo andare teoricamente. Però non è il camion più adatto del mondo. Ora. In teoria mi sembra di ricordare che si ci riesce a girare giù di qua. Non c'è un semirimorchio, ho guardato prima apposta, non c'è altri semirimorchi, quindi dovrei riuscire. Ho i miei dubbi, perché non mi sembra assolutamente di riuscirci. Forse se mi infilo lì ce la posso fare. Ho i miei grandissimi dubbi. No, ancora un po' avanti. Ah, lì c'è il carrello elevatore, anche chiamato mulo piccolo, quindi muletto. Spero che le collision siano fatte come Dio comanda in questo posto, altrimenti non ci giriamo mai più. Ma come vedete ci siamo riusciti. Ok, ci passiamo. Perfetto. Probabilmente se avessi fatto tutto in retromarcia avrei fatto prima ancora, però non mandavo. Ora, sinceramente spero di non caricare troppo peso, perché andiamo anche dove c'è la neve, quindi non mi andrebbe di caricare troppo pesante. Non perché è, ma... quant'è il peso? 180 quintali, ok, non è troppissimo pesante, però non è anche il top della leggerezza. Quindi ripartiamo. Già il camion si sente che è più pesante, si guida in modo diverso, anche in partenza il volante, tutto si sente. Vai, magari quello è il carrello, però. E giriamo indietro, allora ce l'avviamo un pochettino qua e giriamo. Ora io ho paura di rimanerci anche in discesa, la che in salita forse era un po' peggio, però in discesa essendo carichi forse è anche abbastanza peggio. Abbiamo un carrello abbassato, potrebbe essere anche peggio. Tipo mancina centrifuga, sarà un affare di sì, ma... da carico è peggio ancora. Come buchi intendo. Dobbiamo farcela piano, 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 piano. Io non mi ricordo se al ritorno ce l'eravamo fatta. No, forse no. No, ce l'avamo, mi sembra, teletrasportata. Magari sì. Ah, una roba. Abbassando il carrello, ovviamente l'assetto del camion si abbassa. E contribuisce allo slittamento questa ruota. C'è da dire che questo è lo chassis più adatto per la situazione.
Non è il più adatto perché ci sarebbe il 6x4 e il doppio ponte dietro, però è tra i più adatti. Quello che è, diciamo, la trazione anche sull'ultimo asse. Però questo è abbastanza adatto perché carica tutto il peso dietro, proprio è molto sbilanciato sul dietro. Infatti quando accelero si impenna anche il camion, quindi è una cosa buona. Però cerco di tenerlo alzato per quanto mi è possibile. Lo abbassiamo poi per la strada, semmai. Qui di nuovo c'è la parte che c'è la frana da prendere, piano piano. Massimo questa strada, proprio zero. Cioè, se ci vorrebbe un camion apposta che tipo porta la roba da qua a là. In realtà penso ci sia uno che non fanno venire il camion a caricare direttamente di lì. In teoria il brutto è passato. O no, no, forse no. Forse il brutto sta qua. C'è già tutta questa strada ondosa. Poi ci sono un po' di curve, salite, discese. Cioè non abbiamo mai distrutto un camion come facendo questa strada oggi. Cioè in 2000, 3050 km, questi 2 km è quelli che ha sofferto di più. In realtà mi spiacerebbe molto di più fare questa strada, ma in realtà probabilmente lo farei a questa velocità che adesso vi faccio vedere. Questa strada, se il camion fosse il mio, avessi tutto mio. E anche a questa velocità qua probabilmente. Ma anche se il camion fosse dell'azienda e diciamo fosse il mio, lo farei. Nel senso, è dell'azienda ma è quello che uso io. Se poi me lo usano degli altri, nel senso con un camion che lo usa un po' uno oggi un altro, magari un po' meno, però lo tratterei molto bene. Qui col carro alzato bisogna stare attenti in salita, perché si rischia che si impenni davanti, non sto scherzando, e quindi il camion non sterza, come penso che succederà qui. Infatti non so se è successo, comunque ha perso un po' di trazione. Bisogna stare attenti a queste cose, perché ci vuole un attimo andare dritti, perché poi lui spinge dritto. Ok, questa è quella brutta parte che io prenderei un po' larga, il più larga possibile. Frena! Troppo larga. Ci stiamo saltando tipo così tanto. Ah, cioè se mi rimorchio che non è il migliore di tutti. Ma cioè siamo cavata. Facciamo il carrello. Ci sono quei rametti che bisogna stare attenti, che non ricordo più dove. Ah, ecco, ti sto dicendo, sta a vedere che ce l'ho già sotto. Infatti mi ero fermato. Il carrello abbassato c'ho molto meno sterzo e io me ne sono dimenticato. Autostrada, sì, autostrada, vabbè. Strada asfaltata. Troppo presto, vado a metterla ora. E per la seconda volta ci fermiamo in questo posto qua.
Perfetto, mi fermo qua ragazzi perché come vedete il tempo oggi non è troppo quello a mia disposizione. E io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi faccio vedere solo la strada che faremo domani, che sarà questa qua. Arriviamo a Kirkenes e saliamo per appunto le isole Svalbard. Sicuramente andremo a girare un pochino in questo posto, un po' in questo. Lo esploreremo un po' tutto perché l'hanno molto ingrandito. Io vi ringrazio per la visione. Dadan è tutto. Fuori. Ciao a tutti.